Dall'osservatorio di Indeed abbiamo registrato quelli che sono oggi i comportamenti dell'utenza, i comportamenti dei candidati, che evidentemente hanno sviluppato, soprattutto anche dopo la pandemia, un interesse sempre crescente nei confronti della pubblica amministrazione. Il tema è che poi non, come diciamo in gergo, non applicano, non danno seguito alla propria candidatura, e all'interno anche della nostra survey abbiamo compreso come l'attività di employer branding oggi per la pubblica amministrazione sia fondamentale per mettere in chiaro quel percorso di rinnovamento che ha avviato in termini di digitalizzazione, di percorsi formativi, che su alcuni aspetti fa fatica a scaricare a terra. Quindi l'aspetto del censimento diventa determinante per andare a mirare meglio su quelle dimensioni che diventano determinanti per consentire ai candidati di sviluppare quell'engagement, quel senso di motivazione che gli permetta di accettare la sfida che è quella che la nuova pubblica amministrazione sta cercando di lanciare ai candidati.